Ed eccoci ragazzi, buonasera e benvenuti. C'è un'ombra inquietante là, che, no, di qua, che non so che cosa sia, perché esisti ombra, perché devo cominciare tutte le mie cose con un disagio incredibile. Buonasera ragazzi e benvenuti all'appuntamento settimanale con il rotocalco di Everyeye.it. 7 giorni, un concentrato di tutte le notizie più interessanti uscite in settimana, che stranamente si apre in assenza di qualcuno che... potete immaginare, sta lavorando duramente alle proprie vacanze, verso l'orizzonte del suo futuro vacanziero. Si apre con Red Dead Redemption 2, volevo dire, ovviamente il titolo del momento. Manca una settimana circa all'arrivo del titolo sugli scaffali e l'utenza già strafreme, noi con loro. Partiamo appunto con una notizia dedicata al titolo in questione. Escono fuori nuovi dettagli interessanti su alcuni contenuti che sarebbero stati tagliati alla versione definitiva di Red Dead Redemption 2 e alcuni retroscene interessanti sul processo di sviluppo. Dan Houser, il cofondatore di Rockstar Games, intervistato da Vulture, che è una famoso retailer statunitense, ha parlato di alcuni argomenti caldi legati appunto al titolo di Rockstar, tra cui la scelta di utilizzare attori famosi per il doppiaggio dei titoli dello studio. Questo perché, stando alle parole di Hauser, ci sono stati tentativi in passato che non hanno portato ad esiti particolarmente piacevoli, un po' perché per uno studio videoludico, anche uno studio del calibro di Rockstar, risulta un po' difficile gestire l'ego, queste sono state le parole del cofondatore di Rockstar, di alcune celebrità che in fase di registrazione vogliono magari imporre la propria visione e quindi in qualche forma modificare il personaggio a seconda delle proprie preferenze interpretative. Parlando invece dei contenuti che sarebbero stati tagliati al titolo, che ricordiamo avrà una campagna di oltre 60 ore, e sono stati tagliati dei contenuti perché comunque non arrivavano ad avere la stessa qualità del resto della campagna, parliamo di 5 ore di gioco che avrebbero visto, tra le altre cose, il protagonista Arthur Morgan intraprendere una relazione amorosa con un personaggio che ovviamente non conosciamo, non ci sono dettagli in questo senso. Si parla di una normale procedura in fase di polishing, ovviamente concetti che funzionano quando sono ancora in discussione le basi del titolo, che poi all'applicazione pratica non funzionano altrettanto bene, quindi il team ha deciso ovviamente di tagliarli per offrire al pubblico un'esperienza che fosse totalmente in linea con lo standard qualitativo cui Rockstar ci ha abituato. E continuiamo a parlare di Red Dead Redemption e sempre della medesima intervista rilasciata da Hauser ai microfoni di Vulture, e veniamo a sapere che il Red Dead Online è ancora in fase di sviluppo. Questo lo sapevamo, ovviamente si tratta di una release che arriverà un mese in fase beta dopo il lancio del titolo, ma sembra che il team di sviluppo stia ancora lavorando per capire bene come adattare la formula di GTA Online, che dovrebbe essere la base del comparto online di Red Dead Redemption 2, appunto all'ambientazione che sorregge l'ultima fatica di Rockstar. In questa fase l'obiettivo, dice Hauser, è quello di fare in modo che Red Dead Online sia ampio e ricco tanto quanto GTA Online, una volta che avremo trovato una giusta dimensione dal punto di vista creativo. Cosa leggiamo in queste parole? Leggiamo che ovviamente non è possibile portare i contenuti un po' più sopra le righe, un po' più eccessivi e soprattutto permessi dal tipo di ambientazione che anima GTA Online all'interno di Red Dead Redemption 2, Red Dead Online. Quindi ovviamente bisognerà fare dei lavori di adattamento anche dal punto di vista creativo per riuscire a fornire una base di contenuti che permetta al titolo e al comparto online del titolo di dare il meglio di sé.
Ovviamente a questo punto si tratta di ragionamenti che mancano di basi concrete, non sappiamo esattamente come si snoderanno le attività che faranno parte appunto del titolo, ma possiamo immaginare che in fase beta l'offerta ludica sarà molto lontana, visti anche i tempi a disposizione per modellarla e lo stato dei lavori, rispetto a quella che ci troveremo tra le mani fra qualche mese. Ma d'altronde la dicitura beta appunto descrive benissimo l'idea di un progetto e ancora in pieno divenire. Vedremo un po' come andranno le cose. Parliamo ora di un altro titolo. Ci allontaniamo dal western di Red Dead Redemption 2 e parliamo di Resident Evil 2. Il produttore recentemente ha parlato nel corso dell'annuale rapporto, diciamo, per gli analisti e gli azionisti, sia della risposta del pubblico al primo incontro con il remake di Resident Evil 2, sia la tecnologia che appunto si annida dietro il progetto di Capcom. Ovviamente la risposta del pubblico, come quella della stampa, è stata totalmente positiva. Il gioco è stato accolto con grande entusiasmo, specialmente in virtù della grande qualità grafica e dell'ottima fedeltà alle sensazioni che animavano il titolo originale. Quindi le conseguenze dal punto di vista, diciamo, della percezione del pubblico sono state assolutamente eccellenti. Per quanto riguarda il motore, il Capcom, nella persona di Tsuyoshi Kanda, ha parlato del fatto che il team punta a proporre una veste grafica che si avvicini il più possibile al fotorealismo. Infatti, dice, per la grafica abbiamo utilizzato il motore Re-Engine di nostra proprietà, in grado di creare un mondo fotorealistico che potrebbe essere facilmente scambiato per un live action. Per quanto riguarda l'audio, abbiamo utilizzato una cabina audio 3D con Dolby Atmos, ovviamente parla del contesto nel quale il titolo è stato presentato al pubblico, sempre di proprietà della Capcom. Grazie a questo strumento è possibile cambiare il suono in tempo reale utilizzando una tecnologia binaurale per un audio realistico che farà sentire i giocatori al centro dell'azione. I lamenti degli zombie saranno percepiti da tutte le direzioni, influenzando così non solo il senso della vista, ma anche quello dell'udito, aumentando la sensazione di terrore. L'obiettivo è appunto quello di unire terrore e divertimento in un concentrato che già adesso siamo sicuri ci lascerà con una certa voglia di continuare a giocare a questo genere di remake. Speriamo che nel futuro di Capcom spunti fuori anche un certo Nemesis, del quale obiettivamente si sente un po' la mancanza. Vi ricordiamo che Resident Evil 2 Remake sarà disponibile a partire dal 25 gennaio prossimo su PlayStation 4, Xbox One e PC. Passiamo ora a un altro titolo, sempre presentato nel corso delle tre, sempre da Capcom, ovvero Devil May Cry 5, il nuovo capitolo delle avventure di Dante e soci, in uscita nel corso della primavera del 2019. Il producer Michitero Okabe ha svelato alcuni, sempre nel contesto della presentazione dei dati agli analisti e agli azionisti, alcuni interessanti retroscena sullo sviluppo e sulla concettualizzazione dei personaggi che troveremo nel gioco. Sembra che abbiano cercato degli interpreti in grado di dare corpo e anima ai personaggi che poi sarebbero stati digitalizzati e presentati all'interno del titolo. Addirittura si parla nello specifico di un casting avvenuto in Inghilterra alla ricerca di personaggi, interpreti in grado di impersonare i protagonisti nel modo migliore, dare un carattere davvero unico a ciascuno dei membri del cast principale del titolo. Tra l'altro lo sviluppatore dice che i casting sono stati fatti in costume, con costumi realizzati ad hoc. Dopo il make-up, gli attori sono stati trasformati in modelli 3D, utilizzando anche per completezza e ovviamente per un migliore effetto digitalizzato espressioni facciali scelte e adattate ai personaggi e tra alcune delle tecnologie di mocap più recenti. Ovviamente lo sforzo produttivo e l'impegno del team sembra ai massimi livelli
E da quello che abbiamo visto, il capitolo promette di essere veramente ai livelli di tamarraggine cosmica cui la saga ci aveva abituato nel corso della sua lunga storia. Ovviamente parliamo di un action stylish che non teme di essere sopra le righe, anzi che fa di questa caratteristica uno dei suoi principali cavalli di battaglia. Passiamo ora a una notizia interessante che ci permette di aprire uno spiraglio su quello che sarà forse il futuro del lavoro di Sony per quanto riguarda l'avvicendamento generazionale delle sue console. Sony Corporation ha pubblicato su LinkedIn un annuncio di lavoro per cercare un senior product manager che possa occuparsi della campagna di marketing della prossima PlayStation. Ovviamente non si parla di PlayStation 5, non ci stanno nomi in codice, non ci stanno indicazioni su quando potrebbe effettivamente arrivare la nuova generazione di console, ma il fatto che qualcosa si stia effettivamente concretizzando lascia sperare che i progetti, le previsioni degli analisti siano tutto sommato più concrete di quanto non si considerassero finora. Il candidato farà parte dell'Intelligence Platform Group, che si occuperà di mettere in contatto partner, produttori e sviluppatori hardware e software, nonché di stabilire la roadmap per la campagna relativa alla prossima generazione di console PlayStation. Di nuovo non si parla di PlayStation 5, non si parla effettivamente di nulla di concreto, non ci stanno tempistiche di massima per l'annuncio della nuova piattaforma, però considerando che questo genere di annuncio viene tendenzialmente lanciato circa 12-16 mesi prima dell'arrivo di un prodotto sul mercato, lascia intendere l'annuncio di lavoro che effettivamente la prossima generazione potrebbe essere più vicina di quanto avevamo preventivato. Quindi, lasciando un po' correre l'immaginazione, possiamo pensare che il lancio di PlayStation 5 sia previsto contro le previsioni, diciamo, meno ottimiste, tra la fine del 2019 e la prima metà del 2020. Ovviamente in questo momento è difficile dirlo, perché potrebbe essere semplicemente un tentativo di affrontare la commercializzazione della nuova macchina da gioco con largo anticipo, quindi preparare al meglio la campagna di marketing, però insomma penso che ne sapremo di più ovviamente nei mesi a venire, e quindi potremo tornare a ragionare su quello che sarà la prossima console di casa Sony. Passiamo dall'altra parte della barricata e parliamo di Gears of War 4, uno dei titoli più importanti del campionario di esclusive di Microsoft. Secondo The Coalition, il boss di The Coalition, Gears 5 rappresenta un'ottima opportunità per fare qualcosa di completamente nuovo. Rod Ferguson, in un'intervista a NerdBunker, ha dichiarato: eravamo un team alle prime armi, parlando del precedente capitolo, e Gears of War si apprestava a tornare dopo diversi anni di assenza. Non volevamo rovinare la formula e volevamo dimostrare di essere in grado di creare un'autentica esperienza Gears of War. L'obiettivo è stato effettivamente centrato, di fatto l'ultimo capitolo è stato un'esperienza molto vicina allo standard della serie, forse troppo vicina, visto che è un capitolo che di fatto non ha rischiato quasi nulla, si è rivelato molto conservativo nelle sue dinamiche e anche dal punto di vista narrativo ha riproposto stilemi già largamente conosciuti e apprezzati comunque dai fan della serie. L'obiettivo questa volta è fare qualcosa di diverso. Rod ha dichiarato: vogliamo davvero mostrare ciò che abbiamo intenzione di fare con il franchise e dove vogliamo portarlo, intervenendo su aspetti come meccaniche di base, storytelling e controlli, oppure proponendo nuovi tipi di gameplay su mobile o degli strategici su PC. Ovviamente l'intenzione, che si legge nelle parole di Ferguson, è di estendere il franchise anche oltre i limiti della piattaforma di Microsoft, ma dalle sue parole si evince anche che per quanto riguarda il capitolo principale, ovvero Gears of War 5, si cercherà di innovare in maniera più profonda rispetto al passato quelle che sono le meccaniche di base e quella che è la composizione ludica di un titolo carissimo agli utenti della console di Redmond. Quindi
dita incrociate, speriamo che il prossimo capitolo di Gears of War ci soddisfi appieno. E ovviamente sembra che il team stia lavorando per appunto raggiungere questo risultato. Parliamo invece di un altro grande titolo che fomenta in maniera selvaggia l'hype comunitario dell'utenza videoludica, ovvero Cyberpunk 2077. In realtà la notizia è piuttosto breve, semplicemente è arrivata la conferma che, come in passato, il titolo sarà distribuito da Bandai Namco in Europa. Si tratta dell'ultimo capitolo di una collaborazione ormai solida, quella tra CD Projekt Red e Bandai Namco, che appunto vedrà il titolo, che ancora non sappiamo bene collocare dal punto di vista della finestra di lancio, arrivare sugli scaffali dei negozi europei grazie appunto allo sforzo di publishing di Bandai Namco, sforzo tra virgolette, perché comunque sappiamo già che venderà uno scatafascio di copie e quindi saremo tutti felici, soprattutto quelli di Bandai Namco. Passiamo ora a un'altra notizia importante per i videogiocatori, ovvero il preoccupante bug che sembrava in grado di briccare, bloccare e mandare diritti al cimitero le console di casa Microsoft. Il messaggio misterioso che arrivava e bloccava in maniera altrettanto criptica le console di Sony pare sia stato definitivamente debellato con l'ultimo aggiornamento della console. Questo particolare difetto nella programmazione di PlayStation 4 è stato definitivamente risolto. La notizia arriva tramite il profilo Twitter Ask PlayStation, attraverso il quale Sony Interactive ha fatto sapere che la soluzione è stata distribuita, quindi non dovete più temere di ricevere messaggi misteriosi e causare inconsapevolmente il blocco della vostra console, quindi un'ottima notizia. Passiamo a un'altra notizia altrettanto stimolante. Monolith, si vocifera, potrebbe abbandonare la Terra di Mezzo, diciamo, location del suo franchise L'Ombra di Mordor, e L'Ombra della Guerra è più recente, ovvero la Terra di Mezzo, in favore di un titolo sci-fi. Il riferimento a questo eventuale titolo, ovviamente, come al solito, si trova tra le righe di un annuncio di lavoro. Infatti, la software house sarebbe alla ricerca di un senior game writer che dovrebbe occuparsi di un progetto legato appunto al fantasy e al fantascientifico. Nel caso specifico, si legge che il candidato ideale dovrebbe possedere una conoscenza approfondita nel campo di giochi, film, letteratura e televisione, oltre che un amore per il genere fantasy appunto e fantascientifico. Dovrebbe essere in grado di lavorare su un'elevata quantità di dialoghi che risultino coinvolgenti e il cui tono sia compatibile con il nostro mondo. Ovviamente si tratta di un titolo che ovviamente che ragionevolmente affonda le radici nel realismo, nella credibilità, niente di troppo estroso o astratto, e quindi potrebbe rappresentare un'interessante svolta per il lavoro di una software house che si è sempre rivelata decisamente valida e molto abile nel proporre progetti appassionanti e solidi. Quindi vedremo cosa ci riserverà il futuro in casa Monolith. E torniamo da Sony, nello specifico, torniamo al Santa Monica Studio, lo studio autore del grandioso God of War, che potrebbe essere al lavoro su ben due nuovi progetti. Ancora una volta gli indizi ci vengono offerti da annunci di lavoro pubblicati su LinkedIn dal Senior Staff Environment Assist di Santa Monica, ovvero Eric Jacobsen, che avrebbe pubblicato sulla piattaforma sul network lavorativo una serie di annunci riguardanti posizioni di lavoro disponibili presso lo studio, e sono veramente tante. Sono tante e anche cariche di rilievo, di prestigio. Si ricercano Senior Controls Designer, Senior Combat Designer, Senior Tools Programmer, Lead Tools Programmer, Lead Technical Artist, Engineering Manager, Senior Gameplay Programmer, Senior Engine Programmer, Senior Technical Animator e molti altri. L'indizio, che è decisamente consistente e ricco,
punta nella direzione della creazione di un altro studio all'interno di Santa Monica, un secondo team, no, scusate, non uno studio, un secondo team, che potrebbe a questo punto lavorare a un progetto secondario. È facile immaginare che il core team, la parte che attualmente costituisce la maggioranza della forza lavoro di Santa Monica, stia già lavorando al seguito di God of War e quindi si stia preparando a proporre magari su una nuova generazione la continuazione delle avventure del caro vecchio Kratos, mentre questo secondo team potrebbe lavorare a qualcosa di totalmente diverso, una nuova IP, magari per titillare gli appetiti del pubblico e lanciare al meglio la prossima generazione di console, visto che i tempi ovviamente rientrano in cioè puntano in quella direzione. È difficile pensare che ora si vada a costituire un team per mettere in preproduzione, poi in produzione, un gioco in arrivo in questa generazione. Quindi sembra proprio che Sony voglia mettere insieme una lineup molto forte per la sua nuova console da salotto, e che quindi la nuova generazione arriverà già con una serie di inviti al gioco decisamente appetitosi, e speriamo che effettivamente sia così. Non sarebbe male vedere un nuovo titolo sviluppato dai ragazzi di Santa Monica, visto specialmente la qualità dell'ultimo God of War. Insomma, non sarebbe per niente male. Parlando di indizi decisamente graditi e di probabili ritorni, pare che dopo essere stato lungamente rumoreggiato, il nuovo capitolo di Splinter Cell potrebbe essere effettivamente presentato nel giro di un mese. Almeno questo qui è quanto emerge tra le maglie della rete, grazie al contributo di un insider che in passato si è rivelato piuttosto affidabile. Parliamo di Bouch, di un insider che in passato ha anticipato le acquisizioni di Playground Games e Ninja Theory da parte di Microsoft, e che quindi sembra sapere di cosa parla, specialmente quando in ballo c'è la società di Redmond. Rodney Bouch avrebbe appunto preannunciato che il caro vecchio Sam Fisher potrebbe fare una comparsata durante l'evento X018 di Microsoft, ovvero l'evento che si terrà il prossimo mese tra il 10 e l'11 novembre a Città del Messico. Si tratta di una fanfest di Xbox che appunto potrebbe ospitare un annuncio decisamente interessante. Già si vociferava l'arrivo di qualche cosa sul fronte delle terze parti, e questo rumore è decisamente stimolante e ovviamente risponde alle richieste e ai desideri di una larga fetta della community che voleva assolutamente il ritorno di Sam Fisher sugli scaffali videoludici. Quindi vedremo un po' come andranno le cose. Tutto sommato, considerando quanto in passato si era tornato a parlare, a rumoreggiare circa un nuovo capitolo di Splinter Cell, la cosa non ci sorprenderebbe affatto, e non ci sorprenderebbe affatto vederlo su un palco di Microsoft, visto che già durante l'ultimo E3 la società di Redmond si è confermata essere un ottimo attrattore anche per annunci di terze parti. Non so se ricordate un certo Sega. Comunque, passiamo oltre, rimaniamo sempre in territorio di multipiattaforma e parliamo di Darksiders 3. Stando alle ultime notizie che escono fuori da un'intervista concessa alla redazione di WCC F-Tech, il Business and Product Development Director di THQ Nordic, Reinhard Pollis, avrebbe confermato che la durata della campagna dell'ultimo capitolo della saga di Darksiders potrebbe durare 15 ore circa, dovrebbe durare 15 ore circa. Quindi il tempo per completare la campagna, non sappiamo ancora se includendo attività secondarie, eventuali esplorazioni, segreti e quant'altro, insomma la campagna potrebbe impiegare diciamo, un tempo pari a 15 ore.
Si tratta comunque di una misura abbastanza in linea con quello che è lo standard del genere e soprattutto assolutamente allineata con quella del primo Darksiders, che sembra quasi un modello di riferimento per il terzo capitolo della saga di THQ, che è molto più vicina come dinamiche e anche come caratterizzazione action al capitolo d'esordio piuttosto che al secondo, che ha avuto una svolta ruolistica sicuramente interessante, ma quasi un po' in rottura rispetto a quello che era stato il primo capitolo, che era un action puro con qualche sfumatura zeldiana. Quindi vediamo un po' come si snoderà questa campagna. Ovviamente lo sapremo abbastanza presto, visto che il titolo arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 27 novembre. Gunfire Games, tra l'altro, ha anche annunciato di recente che verranno pubblicati due contenuti di post-lancio, ovvero The Crucible e Keepers of the Void, e ha svelato informazioni circa il sistema di avanzamento, armi e battaglie contro i boss che troverete, tra l'altro, nella nostra anteprima del titolo sulle pagine di Evriai, quindi andate là, controllate, l'ho scritta io, è bellissima. Passiamo a una notizia che i fan dell'opera di Telltale e nello specifico di The Walking Dead aspettavano da tempo. In realtà non è una vera e propria notizia, è un rumor che potrebbe concretizzarsi. D'altronde sembra che ci siano tutti gli strumenti per portare a termine la stagione finale di The Walking Dead, che purtroppo era stata interrotta bruscamente a causa del fallimento e il successivo la successiva liberazione, tra virgolette, licenziamento in blocco dei dipendenti di Telltale. Il titolo, preso sotto l'ala di Skybound Games, che tra l'altro lo studio di proprietà dello stesso creatore della serie di fumetti di The Walking Dead, durante una sessione di AMA, di Ask Me Anything, appunto Skybound Games, ha chiarito la situazione attuale, delineando un po' quello che potrebbe essere il percorso di sviluppo che speriamo, appunto, questo qui è quello lì che sembra, dovrebbe condurre alla conclusione della stagione in corso in tempi non troppo estesi. Ovviamente prendetelo con le molle. Ian Howe, appunto, di Skybound Games, afferma che servirà del tempo, ovviamente, per prendere il pieno controllo della situazione, ma l'obiettivo rimane quello di far uscire il terzo episodio della serie entro la fine dell'anno. Quindi, entro i prossimi 2 mesi e mezzo circa, il terzo capitolo dovrebbe arrivare, una volta riallineati gli sforzi tra quello che è rimasto del lavoro del vecchio team e il contributo del nuovo. Non ci sono certezze circa il quarto episodio, ma visto il traguardo segnato da Skybound, potrebbe arrivare, questa è una nostra stima, entro i primi 3 mesi del 2019. Ovviamente si spera che entro la metà dell'anno la stagione sia totalmente completa e quindi sia pronta per il pubblico, e si spera altrettanto che la stagione nella sua interezza riesca a soddisfare i gusti e i desideri del pubblico e non lasci in bocca agli appassionati della saga l'amarezza per il pensiero di aver perso qualche cosa dopo lo scioglimento dei ragazzi di Telltale, che purtroppo, già da tempo ne parlavamo, avevano fin troppa carne al fuoco per riuscire a gestire con la cura che ovviamente i progetti meritavano, la pletora totale dell'IP e dei giochi attualmente all'attivo. Tra l'altro, particolarmente dolorosa la scomparsa e ormai la perdita totale di The Wolf Among Us. La seconda stagione doveva arrivare appunto il prossimo anno. Speriamo che anche in questo caso qualcuno provveda a cogliere dal balzo l'occasione, a precettare la serie per farne qualche cosa. Obiettivamente, considerando la qualità della prima stagione, non ci dispiacerebbe per un cacchio. Sulle stesse note ricordiamo che anche la Minecraft Story, un'altra serie non particolarmente riuscita, in realtà è
molto più utile per comporre, diciamo, un quadro marketing riuscito, che come vera e propria perla videoludica sarà completata da Telltale Games grazie al sostegno di Netflix, ma questo probabilmente sarà l'ultimo sforzo del team prima della definitiva chiusura. Quindi ragazzi, questo è tutto, scusate il disagio, gli inciampi, erano tantissime notizie e il mio cervello non ce l'ha fatta a contenere tutte le informazioni ed è caduto più volte nello sconforto più totale. Io ragazzi vi abbraccio forte, vi auguro una buona serata, un buon weekend e vi ricordo che la programmazione di EveryEye per questo venerdì, per questo giovedì scusate, non è finita, e io vi ho già augurato buon weekend, ma di fatto domani sarò ancora con voi con il Q&A, ma vabbè, lasciamo perdere. Questa sera ci sarà giorno con Destiny 2 e un appuntamento con la community, visto che coinvolgerà voi della chat nelle sue partite, e quindi ragazzi siateci e soprattutto trascinate gente dentro, perché il traguardo dei 30.000 è vicinissimo. Ragazzi, grazie mille, abbraccio di maschi e alla prossima. Ciao!